E dopo quest'intro magnifica, eccoci tornati sul miglior gioco mai creato! Pilota, il Maggiore Henderson è qui. Perlustra questa struttura, ci vediamo dall'altro lato. Ma tu hai la mania di abbandonarmi, maledetto! Va bene, non farti prendere, di nuovo, PT. Eviterò le scorciatoie. Che tra l'altro il doppiatore di Cooper è Maurizio Merluzzo, mi avete detto tutti, infatti... A tutte le squadre che lavorano all'analisi dell'arca, fare rapporto alla sala conferenza. Aspetta, ma sto avendo le visioni? Che... Perché? Perché sono andato indietro nel tempo? Cioè, prima... Di nuovo! A mantenere la stabilità. Ma... Wait! State dimenticando che Edmund è della squadra. Ma non capisco niente! Cos'è successo? Cos'è successo? Ci sono distorsioni in questa struttura e sembrano causare una spaccatura nel tempo. Finché non avremo ulteriori informazioni, attenzione. E il Psycon Gru! Hanno costruito una macchina per viaggiare nel tempo, probabilmente. Ed è quella? Ok, ragazzi, sbrighiamoci. Signore e signori, c'è qualcosa di strano in questa struttura. Si può viaggiare nel tempo una volta qui dentro. Prima è tutto pip e poi è tutto pop. Ricordate le credenziali. Ma stiamo scherzando? Intanto faccio Tony Hawk. È appena arrivato un gabbiano un po' troppo cresciuto e si è mangiato il cane. Ma io così muore. Ciao, Wuffu. Salutami, mamma. Voglio vedere dove lo portano. Dove lo porto? Nell'oblio. BT! BT è qui! BT! Aia! Ok, basta! Cos'è questo posto? L'IMC possiede numerose strutture di ricerca scientifica in tutta la frontiera. Tuttavia, questa è diversa da quelle note alla milizia. Quindi è una segreta. Quante di queste strutture esistono? Negli 8 mesi precedenti all'operazione Broadsword, la nona flotta della milizia ne ha catturate e distrutte più di 29. Ma che te lo mangi? Che stai facendo? Nessuno di questi resti corrisponde al profilo genetico del Maggiore Henderson. Forse è ancora vivo. Oh, bene. Meno male. Guarda che roba. Di controllare l'atrio della sala di accoglienza. Lì? Ti accompagnerei, ma purtroppo il mio telaio non passa da là. Ah, grassone! Va bene, guadagniamoci la pagnotta allora. Al contrario, stai dimostrando di valere molto più di un fuciliere di classe 3. Credo che il Maggiore Henderson resterà a bocca. Grazie, mi sono lusingato, davvero. Stupido. Ero distratto, stavo guardando sta personcina che spunta dal terreno. Henderson? Avevamo detto che era vivo? Non credo proprio. Quello era il mio capitano numero 2. Perché li vedo tutti morire? BT? BT, ho trovato Henderson. Nel soffitto. Obiettivo completato. Incontro con il Maggiore Henderson. Sì! Che freddo. Che freddo, PT. È vero, la temperatura attuale di Henderson è 17 gradi Celsius. Basta! Sotto la soglia Basta! Della sopravvivenza umana. Zitto! È troppo robot. Ma io Se so che sotto il telaio ha un cuore. Henderson, lo analizzerò. Ah, ce l'ho. Tieni. Tieni qua, ce l'ho. Con la morte di Henderson, il comando dell'operazione speciale 217 passa nelle tue mani. Congratulazioni per la promozione sul campo. Briefing della missione di Henderson dal comandante Sarah Briggs della milizia SRS. Ok. Maggiore Henderson, 2 settimane fa abbiamo intercettato le comunicazioni dell'IMC. Hanno trovato qualcosa su Typhon. Un'enorme esplosione di energia è stata scaricata in questa posizione, creando distorsioni temporali. Ecco perché. Voglio la SRS sul posto affinché si infiltri nella struttura. Ricevuto. Troverò delle risposte. Per poi morire male. Questo dispositivo da polso recuperato nell'operazione Grizzly dovrebbe proteggerti. Sappiamo che l'IMC ha ingaggiato Kuben Blisk e i suoi mercenari per proteggere qualcosa di importante. Perciò sii prudente. E Henderson, sai quanto mi piace scrivere verbali di morte, quindi non agire da solo. La SRS è una squadra. E invece agirà da solo e morirà. Non l'ascoltate ed è per quello Pilota, che è morto. I dati raccolti dal Maggiore Henderson sembrano incompleti. Abbiamo il dovere di proseguire e portare a termine l'operazione speciale 217. Dobbiamo individuare il dispositivo da polso di Henderson prima di procedere. Va bene. Allora, ragazzi, andiamo. Cioè, non ho capito che dobbiamo fare. Cosa dobbiamo fare? Missione aggiornata.
Vediamo. Rilevo una breccia nell'edificio dei servizi di sicurezza. Grazie. Fornirò l'accesso. Allora vado. Tu rimani qua e non abbandonarmi, mi raccomando. Io sto qui a esaminare la struttura anulare. No. Tu raccogli informazioni nell'edificio e trovi il dispositivo perduto. Che stai facendo? Oh! Quindi è lì che devo andare. La prossima volta potresti lanciarmi. Ricevuto. Oh, cacchio. Va bene, andiamo! Io scappo, non mi farò mai lanciare da te! Non mi fido, ok? Sei un bravo robot e tutto, ma non mi fido! Ok, velo. Siamo dentro comunque. Incredibile, guardate quanti poveri Pathfinder morti. È di nuovo successa quella cosa. Ah, ma questa volta si sono accorti di me! Ragazzi, non voglio problemi, non... Santo cielo! Queste dannate distorsioni temporali mi storgeranno il collo tra poco. Oh no, alcuni sono vivi. No, maledetti! Perché non posso andare in un posto tranquillo? Non poteva teletrasportarmi alle Hawaii, quel coso? Muorite tutti! Tira una granella! Guarda come dei Terminator! Ok. Sono tantissimi! Forse la porta si è aperta. Sì, la porta si è aperta! Bene. Bene. Wait che devo prendere un'arma più forte. Ho trovato un'arma. Il Mastiff! La mia arma preferita. Ho trovato il pompa. Questa è l'arma più forte del gioco. Ok. Autorizzato nei servizi di sicurezza. Oh. L'intruso potrebbe avere congegni antiradar avanzati. Ricevuto. Reti laser attive. Ho inviato un team a indagare. Ok, per fortuna vado e vengo, vado e torno. Ah! Ah! Aiuto! Sta succedendo troppo, mal di testa, ragazzi, un mal di testa! È stato attivato temporaneamente il blocco di sicurezza a causa di una violazione della vostra... Io non ci sto a capire niente. Cioè, in continuazione stiamo cambiando dimensione, stiamo tornando indietro nel tempo, avanti, indietro, basta! Houston, abbiamo un problema! Aiuto, ecco dove era l'altra parte! Ma che gli è successo a Anderson? Ok, quindi aveva un congegno lui. Aveva un guanto. Non mi dire che questo... Oh signore! Questa è la cosa più bella del mondo! Possiamo viaggiare nel tempo! Possiamo saltare le varie cose viaggiando nel tempo. È incredibile sta cosa. Tipo questa porta. Questa porta. Boom! Boom! Apriti. Boom! Li faccio sparire tutti. È bellissimo. Ragazzi, questo è il potere definitivo. Con questo potere potremo vincere la guerra. Guardate qua. Boom! Non c'è più un problema. Ulteriori reti laser attivate. Blocchiamolo. Non possono farmi niente. Sono distorsioni temporali, è già passato. Ok, qua che devo fare? Oh, cacchio. Perfetto, ho aperto la porta nel passato per andare nel futuro. Molto bene, va bene così. Ora saltiamo per di qua. E salve, cagnolino! Boom! Troppo forte il Mastiff. Troppo forte. Oh no, levatevi! Ok. E qui che devo fare? Attivazione. Intruso, pesantemente armato e pericoloso. Oh cavolo! Hanno preso gli ascensori! No, ne prendo uno anch'io. Ovviamente intendevo. Dove? Oh, mi stanno cercando! Fuori dalle balle. Ok, devo andare sopra gli ascensori. Ma è giusto così. Ora userò i vari cavi. Yes. Yeah, boy. Cercano di spararmi. Non ci fermeremo. Il test deve essere completato. Praticamente loro vogliono fare il test per andare indietro nel tempo. Un frammento del registro danneggiato di Anderson potrebbe essere utile. Attivo la riproduzione. Guarda qua. Registro 341. L'IMC ha trovato qualcosa in grado di piegare lo spazio e il tempo. Vedi? Sicuramente non l'hanno costruito. L'arca. Stanno ripristinando. L'arca, ragazzi, si chiama. Potrebbe essere catastrofica. No. Dobbiamo fermarli. Se possono tornare indietro nel tempo, dobbiamo fermarli, assolutamente. Si chiudo. Ok, c'è qualcosa che non va bene qui. Ho preso un paio di armi decenti. Apriti sesamo. Dove devo andare? Per di qua.
dannate torrette maledette. Oh cavolo, altri soldati. Fatti fuori. Dove cavolo devo andare? Qua dentro ovviamente, qua dentro, giusto? Se non proviamo il potere dell'arca adesso, potremmo non averne mai più l'occasione. Silenzio in aula. Che devo andare per di qua. Ok, qua c'è un casco, l'ho preso. Zulu 6, preparate l'arca al trasferimento. E ora? Ah, sono sotto! Ah! Devo andare sotto, devo andare sotto e togliere! Benissimo! Ok, così devo fare. Morite. Ehi tu, gente con lo scudo in abuso! Beccati. Eccola qui! Eccola qui l'arca! La stanno completando, ci penso io a rovinare tutto. Bene. Che hai da dire, maggiore Anderson? Anderson, registro 342. La fonte energetica dell'arma da piegamento si chiama Arca. Hai capito? Se può toccare, se può entrare, se può buccare. Non sembra che abbiano perfezionato l'involucro. Quindi? Questo è vuoto. L'arca deve essere altrove. Oh no! Passo e chiudo. No, 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 no. E mo? Beh, è uguale. Ed è diretta alla camera di inchieste. Oh no! I dannati esplosioni. Ok. Dai. Fuori dalle scatole! Oh! Oh! Ok. Ok. Ho rischiato grosso. Ho rischiato grosso. Levatevi, vi ho detto. Non ho tempo da perdere con voi adesso. Devo uscire di qui. È vivo. Ok? Non morto, ma vivo. È tutto molto più tranquillo quando è tutto distrutto, non è vero? Avviate gli anelli esterni. La sequenza del test inizierà non appena l'arca sarà... Non appena l'arca sarà... In posizione. In posizione, ok. Ok, qua devo far così. Guardate che figo! Prima le piattaforme erano completate, poi distrutte. Questa cosa è bellissima. Quindi così. Poi così. No, è assurdo. Ok, mi sa che dovrò affrontare questi soldati. Ciao! Ciao, bellissimi. Ah, posso ammazzarvi da qui? Non lo sapevo. Ah! Entro subito. Esco subito. Avete rotto! No! Non so se siano meglio i cani o i soldati, credo i soldati comunque. Ok. Poi alla fine però c'è l'imbarazzo della scelta. Ok, qua c'è un cavo che vedete ora elettrico, ma se tolgo non è più elettrico. Vedete la magia del passare avanti e indietro nel tempo? E qua non ci credo, cosa devo fare? Devo praticamente usare due piattaforme, una che è costruita, l'altra che non è costruita. Cos'è sto wall running? Toglilo! Arca consegnata agli anelli dell'arma da piegamento. Vediamo qui. Avvio del test. Bene. Pilota, gli anelli nella mia posizione contengono una grande quantità di energia residua. Questa era la destinazione finale dell'arca. Riesci a parlarmi dal futuro? Il piano di Anderson indicava una missione di ricognizione vicina al centro degli anelli attivi. Ok. Quindi ci permette di comunicare dal passato al futuro. Buono questa cosa. Torno da BT, comunque. Torno da BT, ragazzi. È la cosa più bella del mondo, sta missione. È una cosa assurda. Poter andare avanti e indietro nel tempo, veramente. Oh, un altro robottino. Ah. No, guarda che devo fare qui. Ah. Oh. Io non ho parole. Prendevano di mira la luna di questo pianeta per fare un test. Questo era solo un test. Uno dei nostri pianeti è il prossimo. Vogliono colpire Arca. Porca vacca. Hanno modificato la linea temporale. Sara deve avere queste informazioni. È importantissimo. Quindi, maggiore Anderson. Oh no, ecco com'è morto. Ho trovato. Grande Anderson, grande. Fagliela vedere, fagliela vedere, fagliela vedere. Vai, 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 vai. Oh, non gli funzionava più. Ah! Era l'ultima registrazione del maggiore Anderson. Quindi probabilmente Cooper, è stato ferito. In base alla tua illustrazione, forse ho un piano. Ci vediamo fuori. Oh, cavolo. È riuscito almeno ad uccidere il soldato che l'ha attaccato. Questo posto mi mette veramente i brividi. Andiamo fuori di qui. Oggi vorrei parlare un po' del valore della vita. Ah,
che non ha... La vita umana non ha alcun valore. Immaginavo. Me ne vado fuori di qui. Io voglio solo uscire da questo posto ora, ragazzi. Questo potere mi è piaciuto, ma ora veramente voglio andarmene via. Ok, credo che siamo quasi usciti. Ok, devo uscire. Ma qua non c'è il VT. In questa linea temporale non c'è. Ho individuato i comandi per estendere il ponte agli anelli. L'ho segnato. Ok, ok, devo farlo però nel passato, immagino. Devo farlo. Ci sono dei robot, VT. Sembra che a causa delle azioni che hai compiuto in passato, i restanti sistemi di sicurezza automatizzati siano ostili verso di noi nel presente. Oh no. Allora, facciamo una cosa, VT. Ci uniamo assieme. Non è che io posso trasportarti nel... Sì! Ragazzi, lo posso trasportare! Mi sono materializzato nella loro epoca. Benissimo! E allora siete spacciati! Prendete questo, maledetti. Ora vi mostro cosa significa essere immortali. Ma quali gravi danni, BT? Sono loro che hanno i danni eccessivi! Sono loro che hanno i danni eccessivi! Datemi ste batterie! Ehi, sono di nuovo al massimo. Ok. Credo che dobbiamo... Dove andare? Per di qua, perfetto. Mi stanno dicendo di andare per di qua. Ok, c'è una nuova arma! Che arma ho trovato? Il cannone ION. Questo spara a raffica, nice. Perfetto. Che devo fare? Forse devo uscire a piedi, wait. Usciamo a piedi. Ok, difendimi mentre io vedo che c'è qui. C'è un pulsante che non va nel passato. Diavolo, i protocolli di sicurezza. Avviate il test. Sto per hackerare. Vai. Nessun test andrà in atto. Ho individuato i comandi per estendere il ponte agli anelli. L'ho segnato sul LAD. Ok. L'ho premuto. Credo di averlo premuto. Ce l'abbiamo fatta? Credo. Dove sei? VT, dobbiamo tornare un attimo assieme. Modalità pilota. Fuori. Tutti subito. Ma quindi siamo stati noi a fare il casino. Siamo stati noi a far esplodere tutto. O sbaglio? Wow, guarda che roba. Mi sta sovraccaricando. Ehi. BT. Ma... Abbiamo fermato il tempo. Non va più. Oh santo cielo, che abbiamo combinato? È pazzesco. Oh signore. Io non so che dire. Sono spaventato, ma anche sorpreso. E anche tutto questo è veramente bellissimo. Questo è il centro dell'arca. Il nucleo che ci permette di fare questi viaggi, forse. Scansioniamolo. Vediamo che ha. Host instabile. Vediamo. Wow. Wowie. Oh cavolo, no. Ho paura che siamo tornati al presente. Dimmi di sì. Sì. Bene, pilota. Bene. Scansione completata. Wow. Come ha scoperto Anderson, l'IMC vuole distruggere Harmony, il pianeta della milizia, con una versione a dimensioni reali di questa. Si è rotto, no? Non abbiamo ancora finito, pilota Cooper. Dobbiamo informare la flotta. Oh cavolo, che roba! Che missione assurda! Siamo i migliori. Guarda BT che mi sta portando in spalla. Anderson è morto, ma possiamo completare la sua missione se ristabiliamo il contatto con la flotta. Quel trasmettitore interstellare ci farebbe comodo. Ok. E se non arriviamo lì in tempo?
40 milioni di anime sul pianeta Harmony periranno. Dobbiamo trasmettere le informazioni al comandante Sarah Briggs dell'SRS. Ok. Vedo il trasmettitore più avanti. Quello? Questo gioco è animato veramente troppo bene. È sono bellissime le animazioni. Le rilevano pochissima energia. Cioè, notate forse come cammina il robot e come si muove. È fatto veramente bene. Ok. È per questo che lo rende così attenzione, realistico. Sto rilevando diversi contatti. E empatico. Ok, senti, forse è meglio che entro dentro di te. Ostili confermati. Gli stalker sembrano programmati per attaccare la sala controllo. Guardate che mi sta proteggendo. C'è una nuova arma lì. Che dice? Che dice? Entriamo? Attenzione, tracce di sostanze chimiche pericolose nella nebbia. Allora entro. Comandi trasferiti al pilota. Cos'è questa nebbia? Scansione in corso. La nebbia è un sottoprodotto tossico della rete energetica del trasmettitore. Ti consiglio di entrare quando agisci in ambienti pericolosi con esafluoruro di tungsteno. Ok, ok, ho capito, devo stare dentro di te. La nebbia pilota, uccide. Rilevo forze della milizia nella sala controllo del trasmettitore. Oh, sono lì! Difficoltà. Ci sono i miei aiutanti! Stanno venendo attaccati dai soldati nemici. Prendiamo una nuova arma, il Ronin. Ehi, ci sei? Pilota, mi ricevi? Sto arrivando! Abbiamo bisogno di aiuto qua giù! Qui capitano Cold, la terza granatieri della milizia. Sto arrivando! No problema! Ti consiglio di aiutarti a eliminare gli stalker e poi metterti direttamente in contatto con i fucilieri della milizia. Oh, ok, ok, vi do una mano subito. Guarda quanti bei bambini! Oh, cavolo! Opzione tattica. Oh, una spada! Il mio telaio di 40 tonnellate può eliminare i nemici più piccoli. Ok, ok, tranquillo. Boom! C'è una spada! È bellissima sta cosa! Sta arma è bellissima! Ok, eliminiamo gli ultimi soldati! Sono qui, sono qui! Ok. Abbiamo, credo, eliminati tutti. Ce ne sono altri? Dove sono? Li abbiamo uccisi tutti! Minaccia neutralizzata. Yeah. Bel lavoro. Questa vittoria ha alzato il nostro rendimento in combattimento. Il nostro morale. Bene, ragazzi. GT-7274 alle forze della milizia. Tutte le minacce sono state eliminate. Ci avete salvato il culo. Quegli stalker continuavano ad arrivare. Non saremmo durati ancora per molto. Meno male che la fortuna è dalla nostra. Stiamo aprendo le porte blindate. Entrate. Grazie. Che bello essere dalla parte dei buoni. Bene. Pilota e Tiger sono sul montacarichi. Ne corda, tirali su. Subito, signori. Salve. Salve a tutti. Devo uscire? Io esco. Salve! Allora, perché mi guardi così? Sei invidioso? Capitano, stato del trasmettitore? Ma non parlano neanche con me! Abbiamo perso il controllo del trasmettitore. Ci serve qualcosa di simile per avviare il sistema. Ehi, esisto anch'io qui! Designazione. Arc. Funzione. Genera energia fino a 5 megajoule. Megajoule? Sì, sappiamo che cos'è. Puoi ripararlo? Purtroppo no, i sensori indicano che ce n'è un altro nella sottostazione, ma è quasi impossibile raggiungerlo. Questo posto non fa per gli umani. Ho capito. Pilota Cooper, sii prudente mentre esplori la sottostazione di questa struttura. Capito, va bene, devi va bene. L'arc. Cioè, veramente, devo rischiare io la vita. Entra nella sottostazione. Buona fortuna, signore. Spero torni sano e salvo. Ne abbiamo persi troppi laggiù. Ok, tranquillo, un pilota non è un normale soldato. È stata una grande vittoria per noi. Mamma mia, c'ho paura. Mi stanno mandando in un luogo dove sono morti troppi soldati. Sì, ne avrò molto bisogno. Allora vado e torno, come dico sempre. Fare rapporto al signore Bravo 7. Ok. Questo punto è gestito dalle macchine. Gestito dalle macchine? Come fa? Per fortuna non sono una macchina. Senza offesa per BT. L'ultimo pilota dei nostri è andato di là. Non è tornato. Oh no. Va bene. Pilota, mi sono inserito nel tuo casco per monitorare i tuoi progressi. Se ti serve aiuto, il canale è aperto. Ok, va bene. Betty, ricordami cosa c'è. Esatto, non so nemmeno la che... La tua missione è ottenere un arc con il quale potremo avviare i sistemi energetici e riattivare il trasmettitore. Ah. Le mie scansioni rilevano la sua traccia più avanti nella sottostazione. Ok, sto andando già. Alla fine ce la posso fare. Betty, che succede a questi muri? Infatti, perché sono scansione. Tutti... Circuiti elettrici esposti. Dovresti evitare il contatto diretto. Ok, ho capito. Cavolo. Ok, è veramente pericoloso. È veramente pericoloso questo posto. Non ci dovrei mai mettere anima viva. Ok. Diventiamo un attimo invisibili. Yes.
Mamma mia. Ce l'hanno costruito i robot a sto posto, mi sa. Un normale umano farebbe un po' fatica, credo. Vabbè, ma siamo nel futuro. Anche correre sui muri non è che sia una cosa proprio umana. Ok. È un vero labirinto qui sotto. Quanto è profondo? Le scansioni danno una profondità massima di 300 metri. Ah! Potevi non dirmelo. Cos'è questo posto? Il computer della stazione lo indica come fonte elettrica del trasmettitore interstellare IMC. Ok. Ok, non ci ho capito niente però. Ho capito che è pericoloso e ho capito che devo fare in fretta. Devo andare per di qua, devo andare per di qua. Devo andare là sopra, c'è un posto di comando. Ok. Ottimo. Ho spento la turbina. Bypass riuscito. E quindi significa che non temere, il tuo jump kit può reggere la caduta. Ah, assurdo, cioè posso buttarmi senza farmi del male. Bellissimo. Il jump kit è una cosa, però da 300 metri no. A 300 metri no. Arc rilevato a 30 metri. Ah, eccola là l'arc. Lo stanno usando sti robot. Scusa, ma è mio. Scusami tanto. Potevo forse chiederglielo gentilmente, forse. Non lo so. Però non credo me l'avrebbe dato. Io me lo sono preso, ecco. Ben fatto, pilota. Hai acquisito l'arc. Torna alla sala controllo. Siamo pronti a riavviare. Ma quindi sto coso può modificare... Ah, sto spegnendo la turbina. In questo modo posso correre per di qua e tornare indietro. Che figo sto arc. Posso tipo anche hackerare le porte probabilmente. Guardate. Posso hackerare tutto. È assurda sta macchina. Tornerò indietro in un battibaleno. E vai. Però credo che devo tornare per di qua, vero? Per di qua. Aia. Sentite, io i nemici, come vi ho detto, se posso evitarli, li evito. Ok, grazie, ho messo una barriera che mi protegge dall'aria. Bene così, lo faccio di nuovo. Però queste non dureranno a lungo, quindi facciamo in fretta. Perfetto. Infatti sono tornati indietro. Ok, di nuovo ragazzi, di nuovo. Ho capito come funziona, ho capito. Possiamo crearci praticamente delle barriere. Hai visto? È assurda sta cosa. Va bene, va benissimo. Va bene così, va bene così. Ok, ce l'ho fatta. Ottimo. No, dammi il mastiff. Dammi il mastiff. Mastiffo napoletano. Il mio mastiffo napoletano. Ok. Sì. Aiuto. Dove sto andando? Sto andando a 400 all'ora sui muri. Wow. Wow. Schumacher, fermati. Schumacher, fermati. Oh cacchio. Oh cacchio. Oh cacchio. Oh no. Oh mamma mia, ragazzi, sono tornato sano e salvo. Vero? In sala controllo. Sono arrivato vivo. Ragazzi, mi ha detto un 5. Non ci credo. Ho preso l'arc. Sono il miglior pilota mai creato. Vai. L'arc è ciò che ci serve per comunicare con... Yeah. È tornato, oh, sono tornato sano e salvo. Ehi, Viti, che stai facendo? Ora possiamo avviare l'alimentazione per attivare il trasmettitore. Wow. Ok. Ce l'hai fatta, okay. Signore. Sì. Il sistema è ricablato. Ora ci serve solo dell'energia. Pilota, i ripetitori della sala macchine non sono attivi. L'arc dovrebbe riuscire ad avviarli manualmente. Speriamo che quell'arc pure... sia falso lo sforzo. Cioè che devo pure andare là dentro. Attenzione, elevati livelli di radiazioni. La tuta ti proteggerà per un periodo limitato. Ah, devo fare in fretta? Ti consiglio di fare in fretta. Ok. Non rimanere lì dentro troppo a lungo, se non vuoi finire. Va bene, va bene, va bene, ho capito, dai. Vado e torno, okay. Velocissimo. Apertura portello tra 3, 2, 1. Vai. Corri. Abbiamo fatto? Abbiamo fatto? L'energia al 100%. Ti consiglio di uscire subito dalla sala. L'energia è tornata. Nice. Bene, abbiamo l'energia. Nice. Le serre cinesche. Attiviamo questo trasmettitore. La cinesca verde. Bene. Diagnostica completata. Wow. Energia 100%. Let's go. Let's go. Riavvio modulo direzionale iniziato. Altri soldati? Altri nemici? 80%. Attenzione, rilevato errore. Spegnimento di luce. No! Ma.
Capitano, il modulo direzionale non è attivo. Oh no, potevi dirmelo prima? Ho detto che l'IMC sta arrivando. È un'ipotesi sensata. D'accordo, possiamo bypassare il modulo? No, signore, a meno che non vogliamo inviare un messaggio a tutta la flotta IMC. Dovremmo riparare il modulo manualmente. Pilota, ci farebbero comodo le tue capacità. Sembra pronto. Spero ormai. Che ti vada a rifare un altro viaggio all'inferno, pilota. Rifare il trasmettitore. Potremmo mandare te la prossima volta, che dici? Va bene. Devo rientrare in BT. Devo rientrare in BT. E andare fino a lì. Devo andare a sistemare io. Sono diventato Bob l'aggiusta tutto. E questo è il problema. Non ci sono soldati nemici? Non questa volta. Non questa volta. Abbiamo già perso molti bravi soldati. Non perderò. Io non sono un normale soldato, sappiatelo. Va bene ragazzi, però lo sapete una cosa? Questa cosa, questo Bob l'aggiusta tutto, questo sistemare i vari problemi, lo vedremo nel prossimo episodio. Questo è comunque stato epico, assurdo, incredibile. E lo vado subito ad editare, così non perdiamo tempo e questa serie la finiamo bene, potente, ma anche senza farvi aspettare troppo. Vi ringrazio quindi per tutti i like, per tutto il supporto, iscrivetevi al canale, mi raccomando, non dimenticatevi, supportate il Gabibbo, link dello shop in descrizione se siete interessati ai gadget, e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi!